la fine del tempo. Allora, la Chiesa si interessava ancora all'escatologia, quando aveva chiuso il suo ufficio escatologico, questo passaggio straordinario è naturalmente mosso e tirato l'unità ermeneutica dei padri della Chiesa, da Ireneo, da Girolamo, Ippolito e Agostino. L'attenzione degli interpreti si era concentrata soprattutto sull'identificazione di questi due personaggi, questo colui che trattiene, questo potere catecontico che trattiene, e l'altro l'uomo della noia, l'uomo del peccato, o semplicemente il senza legge. A partire da Ireneo, questo secondo personaggio, il Nico, era stato identificato, perché Paolo non conosce l'espressione, con l'anticristo della prima lettera di Giovanni. Dopo Ireneo questa interpretazione diventa un luogo comune, si trova in Ippolito, Rigido, Tertulliano, Agostino, ed è diventato un luogo comune. E quello che vorrei però sottolineare è che ogni volta in questa interpretazione dell'anticristo, sempre l'anticristo è un personaggio in carne e ossa, un personaggio storico, per esempio Nerone, è Nerone, o anche quando si tratta di personaggi immaginari come fare la Tenos e Teidanos, sempre però un uomo, carne e ossa, come giustamente sottolinea Peterson, non è un demone, no? È un uomo, un personaggio storico. Siamo nella storia. E allora, questo allora di Cristo, chi è allora invece questo potere che trattiene? Lascio la parola a Agostino che riassume un po' quali erano le interpretazioni a suo tempo che non sono molto cambiate. Agostino dice, ma noi non sappiamo che cosa voleva dire l'Apostolo, che significa infatti il mistero dell'iniquità è già in atto, solo colui che ancora trattiene finché non sarà messo da parte, finché il nemico sarà rivelato. Agostino dice, confesso che non capisco quello che dice, tuttavia non lascerò le interpretazioni che se ne danno. E cita due gruppi di interpretazioni sostanzialmente. Uno che dice questo potere che trattiene è l'impero romano. L'impero romano, e poi allora quindi coloro che sostengono che è l'impero romano poi pensano che l'anticristo sia Nerone, eccetera. Agostino dice la grande presunzione di questa ipotesi non cessa di sorprendermi, però aggiunge che tuttavia è molto possibile che le parole dell'Apostolo si riferiscono proprio all'impero romano. Il secondo gruppo di interpretazioni che Agostino cita, invece nel potere che trattiene, nel conseguente apparizione dell'Anticristo, qualcosa che riguarda invece la Chiesa. Cioè, dice Agostino, altri pensano che le parole dell'Apostolo si riferiscono unicamente ai malvagi e agli ipocriti che sono nella fino al momento in cui il loro numero formerà il popolo dell'Anticristo. E questo è il mistero dell'iniquità, perché è nascosto, eccetera, eccetera. Anche se Agostino non cita chi sono questi autori che fanno queste due interpretazioni, è facile interpretarli. La prima interpretazione, quella che vede il potere che trattiene nell'impero romano, identificabile comunque sotto il segno di Girolamo, che in vari testi, per esempio nella lettera Valgansia, ma in altri testi, dice proprio chiaramente questo: il potere, quello che Paolo intende dire è l'impero romano, solo non lo poteva dire chiaramente, altrimenti gli avrebbe schiacciato. Il secondo gruppo invece che ci interessa ora di più, che è quello che invece dice che il passo di Paolo si riferisce alla Chiesa, no? All'elemento malvagio della Chiesa, anche questo è facile identificarlo, proviene da Piconio. Piconio è un personaggio interessantissimo, a cui il cardinale Ratzinger ha dedicato uno studio nel 1956, ma è importantissimo perché senza Piconio non ci sarebbe la città di Deus, cioè la città di Deus così non avrebbe potuto succedere senza Piconio. Piconio ha scritto varie cose, ma cioè c'è stato conservato soprattutto il suo Liber Regularum, che è considerato come il primo testo sull'ermeneutica dei testi sacri, ma non è affatto soltanto questo, perché non ha veramente un gesto geniale, simile a quello di Walter Benjamin. Piconio ritiene che la dottrina coincida con le regole dell'interpretazione, cioè quindi esponendo le regole dell'interpretazione della scrittura si espone alla dottrina.
Quella che ci interessa è la seconda regola, che si chiama appunto De Domini Corpore Libertino, perché è bellissimo, il corpo della di Dio, cioè la Chiesa, è diviso. È diviso, quindi c'è una Chiesa nera, fusca, e c'è un'altra Chiesa nera, la parte dei giusti. Nello stato presente queste due Chiese sono indissolubilmente confuse, mischiate, forse di pensare che è così, no? E però si divideranno al momento decisivo, alla fine del Tempio. Dice Titonio, questo avviene dalla passione del Signore fino al momento in cui la Chiesa che trattiene, la Chiesa, uscirà dal mezzo del mistero del crimine. Lui conosce evidentemente una versione della lettera in cui si leggeva Mysterium Facinoris, quindi uscirà dal mistero del crimine, perché al momento venuto l'identità sarà liberata, come dice il posto. Interessantissimo, questo mostra quindi che Ticonio, di quest'epoca, quindi conosceva un tempo escatologico in cui sarebbe avvenuta la separazione delle due chiese, dei due popoli. Quindi c'era già ben formata a quest'epoca una scuola di pensiero che vedeva il catecone di Cristo messo connesso nella Chiesa. E quindi nella Chiesa anche il ritardo della parousia. Questa interpretazione ha avuto una lunga storia e ci sono due, secondo me, nella modernità, due, cito solo due punti importantissimi, però, che corrispondono a queste due tesi. Alla prima, quella che vede nel catecon dell'Impero Romano, è naturalmente la posizione di Carl Schmitt. Carl Schmitt, come sapete, ritiene che l'unico modo possibile di considerare la storia dal punto di vista cristiano è quella di vedere nell'impero, in generale non il potere delle istituzioni, ma la potenza quale, che è l'elemento che trattiene la fine del mondo. Questo lo dice nel suo libro sul Nomos della Terra, ma già nel 1948, in una nota curiosa, quasi ironica, di diario, scrive: per ogni epoca degli ultimi 1948 anni, perché scrive nel 1948, si deve nominare un elemento che fugge dal catecon. Il posto non è mai rimasto vuoto, altrimenti noi non saremo qua. Cioè si deve cessare la fine. Ecco, la seconda ipotesi invece, quella che vede nella Chiesa, catecon, il passo Paolino, è quella di Illich. Illich viene senz'altro da Ticonio. Come sapete, secondo Illich, il mistero iniquitatis non è altro che la corruzio optimi pessima, la perversione della Chiesa che, concependosi come una societas perfetta e istituzionalizzandosi come tale e istituzionalizzando il comando cristiano dell'amore, ha fornito allo Stato moderno il modello della sua presa in carica dell'umanità. E nella prospettiva di Illich, che anche quella di Ticonio, la Chiesa e l'Anticristo sono distinti, ma in qualche modo coincidono, perché dal seno della Chiesa nera esce il popolo dell'Anticristo. Quindi, appunto, in un certo senso, la Chiesa insieme catecon e Anticristo, quindi qui la difficoltà della Chiesa nel cercare di ritardare la modernità che essa stessa ha partorito. Questa mi pare una definizione perfetta della Chiesa oggi. La Chiesa oggi cerca con tutti i mezzi di ritardare la modernità che la Chiesa stessa ha partorito. Si pone per porre dei limiti a qualcosa che, secondo Illich, ma credo che questa sia una diagnosi sulla seconda era di l'Italia. E quello però che io volevo sottolineare, quello che mi interessava sottolineare, perché sono tornato a questo passo? Perché volevo sottolineare nel passo Paolino il fatto che Paolo si riferisce a un momento l'escato, nel momento ultimo, alla fine dei tempi, che per lui però è una sorta di abbreviatura o di scorcio della storia. Comprendere questo mistero dell'iniquità significa comprendere qualcosa che concerne l'escatologia, che concerne quindi questo dramma, questo scorcio drammatico della fine dei tempi che avviene alla fine. Paolo dice chiaramente nella vita dei Corinzi che
nell'escaton, non ci sono più interpretazioni tipologiche, metaforiche, non si può più dire questo è la figura di quest'altro. No, alla fine dei tempi c'è solo storia. Non si può più fare l'interpretazione tipologica. E quindi si tratta di un dramma storico, ed è appunto nella prospettiva di un dramma storico che vorrei leggere passo parlo, e quindi il senso ultimo dell'espressione mistero infinito. Che cosa significa? C'è proprio un'analisi per te. Cosa significa mistero? Perché il mistero della nomina è un mistero di iniquità. Che cosa significa questo che Agostino chiama oscura verba? Sono veramente oscura o li possiamo chiedere? Innanzitutto, che significa la parola mistero? Voi sapete forse che sull'interpretazione corretta di questa parola, che Paul Kassel, tutto il movimento liturgico al suo seguito, ha fondato il suo progetto di rinnovamento della Chiesa a partire dalla liturgia. Quindi, nei primi studi, Kassel mostra che la parola greca mysterium non vuole affatto dire dottrina nascosta, solo una parola, se chi conosce il greco sa che mysterium non vuol dire dottrina nascosta. C'è qualcosa che uno potrebbe formulare in un discorso, ma che è proibito formulare. Dice Kassel, il termine mistero, se lo dice mistero sì, designa, al contrario, una prassi, un'azione, un dramma, quasi in senso teatrale, cioè dei gesti, degli atti e delle parole, attraverso i quali un'azione divina si mostra, si realizza nel mondo per la salute di coloro che partecipano. Adesso per questo ovviamente Alessandrino può chiamare i misteri dramma mistico. E qui adesso non ho citato casa, ma non intendo affatto prendere posizione sulla sua tesi, che questo significa allora il primato della liturgia sulla fede, sul dogma, assolutamente no. Però dal punto di vista filologico Kassel ha assolutamente ragione, adesso è questa la stessa opinione espressa dal grandissimo filologo Isaac Casaubon, che già nel 1655 aveva chiarito che la parola mistero in greco non significa una dottrina nascosta, ma significa quello che vedevano gli iniziati, la un'azione teatrale, una pantomima, come dicevo. E adesso non è qui il caso di analizzare, vedere che la parola mistero compare fortemente in molti testi, passi cruciali delle lettere di Paolo. Non ho fatto un'analisi che non vi leggo ovviamente per non annoiarvi, ma che vi riassumo, ecco, anche in Paolo, se lo si legge con cura, è chiaro che la parola mistero non significa una cosa nascosta, ma significa che la saggezza di Dio si esprime nella forma di un mistero, cioè di un dramma storico che è il dramma della passione, della risurrezione, cioè gli eventi realmente, storicamente avvenuti, che coloro che erano iniziati non capiscono, e coloro invece fedeli che capiscono che si tratta della nuova salvezza. Quindi, secondo questi passi di Paolo, alla fine dei tempi, storia e mistero, mistero nel senso di dramma, di quello che gli eventi che avvengono, si identificano integralmente. Per questo Paolo può parlare di una economia del mistero. Il mistero significa che il mistero si manifesta, non è nascosto, si manifesta negli eventi escatologici che Paolo vive. C'è un'economia storica del mistero. Quindi la storia escatologica si presenta per Paolo come un mistero, cioè come un dramma sacro, in cui si giocano la salvezza e la dannazione dell'uomo, e che si può o percepire o come lo se questo allora ha appunto il senso della parola mistero sia in greco che in Paolo, che cosa aggiunge a questa concezione del mistero con dramma storico, dramma sacro, dramma storico e sacro che è la fine dei tempi, no? Dove l'escatologia e la storia coincidono. Il cristianesimo, penso che Paolo Prodi sia d'accordo, è una religione di storici. Non si capisce il cristianesimo se non si capisce la storia, non si capisce la storia se non si capisce la filosofia della storia, non si capisce il cristianesimo. Ora, che cosa può raggiungere questo passo
su cui si soffermava così fortemente Hitch, il mistero di Picardis. Che cosa aggiunge a quello che abbiamo detto? E qui, per così dire, il dramma escatologico è quasi messo in scena, sotto la forma di un conflitto, di una lotta, tra tre personaggi. Il Catecon, quello che trattiene, l'Anos, che sia l'Anticristo o meno, e anche il Messia. Dio e Satana sono anche nominati, ma restano sullo sfondo. Io penso che si deve qui pensare quasi alle indicazioni scenografiche di un mistero nel senso teatrale, come per esempio il Ludus di Anticristo, composto nel XII secolo in Germania, in cui proprio non c'è la messa in scena alla fine, con l'apparizione dell'Anticristo, a destra c'è questo, a sinistra c'è questo, c'è qui la piena. Quindi ciò che Paolo ci dice in questo passo della seconda lettera delle persone di Sanicesi è che la struttura del tempo escatologico è qualcosa che concerne un pensiero sulla struttura del tempo escatologico. La struttura del tempo escatologico, che però anche quello è uno scorcio del tempo storico, è doppia, dice Paolo. Da una parte c'è un elemento che ritarda, che sia l'impero, la Chiesa, comunque un'istituzione, e dall'altra un elemento decisivo, che è il Messia. E tra i due si situa la tradizione del nome dell'uomo della Maria, dell'Anticristo, che precipita la lotta finale. Come se il Messia, col suo arrivo, avesse aperto una zona di anomia o di iniquità. Io penso che si debba tradurre non come ha fatto la Vulgata, il mistero iniquitatis, ma il mistero dell'anomia, dell'assenza di legge, perché la venuta del Messia coincide con la nullificazione delle leggi, cioè con la venuta del Messia ogni potere perde la sua legittimità. Quindi il Catecon è qualunque forza, che sia come tra le indice, la Chiesa, la Chiesa, o che sia come pensava Girolamo Schmidt, l'impero, lo Stato, e comunque c'è il Catecon è una forza che cerca di trattenere questa cosa, appunto che non può trattenere, perché in Paolo è chiarissimo, l'esodo è che Cristo ha annienterato il soffio della sua vita. Tra l'altro quest'idea appunto che l'epoca dell'escatologia, in quanto abbreviatura della storia, sia un'epoca in cui tutti i poteri legittimi perdono la loro legittimità, mi sembra che sia attualissima per oggi, mi sembra che noi oggi viviamo un momento in cui non c'è nessun potere che possa veramente rivendicare la legittimità. Vorrei vedere quale potere oggi ha la faccia tosta di presentarsi a dirsi che è legittimo. Purtroppo forse nessuno è anche in parte della Chiesa. Allora, appunto. Quindi, perché è venuto a sottolineare questo? Ecco, perché questo significa allora che questo mistero escatologico, che mistero dell'iniquità, che Ilice così fortemente mette al centro del suo pensiero, è un mistero storico, un mistero che riguarda il tempo che Ilice vive e che vive come escalo, come tempo ultimo, naturalmente nel senso in cui ogni istante può essere l'ultimo. Quindi è importantissimo, mi pare, che questo pensiero di Ricci sia riportato al contesto escatologico che per il resto l'espressione ha nel testo Paolino. Perché quello che appunto mi aveva anticipato all'inizio è avvenuto invece, che la Chiesa sembra aver perduto ogni consapevolezza di questo contesto escatologico. Qui mi sembra che sia possibile misurare le conseguenze catastrofiche nella dimissione di ogni prospettiva escatologica conseguente. Perché quel che è avvenuto appunto è che il mistero di Iniquitatis è stato estrapolato dal suo contesto proprio, nel quale soltanto poteva trovare il suo senso, e trasformato in una struttura intemporale e metastorica che finisce, per usare le parole dell'Apostolo, con l'insediare il male in Dio, mostrando che rinunciando all'esperienza escatologica della protezione storica, in un dramma in cui il conflitto decisivo è sempre in corso, la Chiesa ha creato essa stessa lo spettro del mistero.
Ma se proprio ti sembra che ci siano nelle chiese, penso che Dio ci pensasse forse questo, ci sono nelle chiese due elementi inconciliabili che tuttavia non cessano di incrociarsi storicamente: l'economia e l'escatologia. Quando l'elemento escatologico è stato messo da parte, come è venuto, lo sviluppo dell'economia storica si è pervertito ed è diventato letteralmente senza fine, cioè senza scopo, quello che è venuto. A partire da questo momento, il mistero del male, spostato dal suo luogo proprio ed eretto in struttura ontologica, impedisce alla Chiesa ogni vera scelta e fornisce insieme un alibi alle sue ambiguità. Io credo che solo se si restituisce il mistero Iniquitatis al suo contesto escatologico, il pensiero e l'azione di Illich nel mondo storico diventano pienamente comprensibili. Non si tratta di un cupo dramma teologico che paralizza e rende enigmatica, ambigua e misteriosa ogni azione, ma di un dramma storico in cui ciascuno è chiamato a fare con decisione la sua parte. Ed è questo dramma storico in cui l'escato, l'ultimo giorno, coincide col presente, col tempo di ora, in Paolo, c'è una coincidenza del messianico col tempo presente. In questo dramma storico, in cui la natura bipartita, insieme catecontica e anticristica, ricordate, in Antiponia Milice, nel corpo della Chiesa, giunge infine al suo apocalittico snellamento. È in questo dramma storico che Ivan Illich ha scelto di fare senza riserve e senza ambiguità la sua parte. Credo che una critica veramente radicale delle potenze storiche sia possibile solo in questa prospettiva escatologica. Ed è per questo che la Chiesa, che ha, per così dire, abdicato all'escatologia, oggi è impotente di fronte alla modernità. Ed è in questa dimensione che si può anche intendere, credo, il coraggio di cui Illich ha dato costantemente prova. Che cos'è infatti il coraggio se non la capacità di mantenersi in relazione con la propria fine?